basket e il calcio, con l'ormai famosa Clericus Cup, i sacerdoti si affrontano adesso anche sulla scacchiera. È cominciato infatti oggi il primo campionato del mondo di scacchi, riservato a sacerdoti e religiosi, ospitato nelle sale del Centro Sportivo Italiano di Via della Conciliazione a Roma. Concentrati in assoluto silenzio, così come si conviene, per preparare il terreno, giuste strategie e precise mosse, serve tutta la calma e la pazienza possibile. La fretta non è mai un alleato fedele, come negli scacchi. Questo vale nella vita di tutti i giorni e certamente anche nel sacerdozio. Gli scacchi hanno un significato anche nella vita, si può trovare? Hanno senza dubbio una attività, una possibilità di educazione pedagogica per comprendere la vita, la partenza, il medio della vita, la finale, e per educare alla serenità, alla tranquillità, a non voler correre, ma realizzare tutto con la dovuta determinazione. 3 giorni di sfide tra il Vaticano e il Centro Sportivo Italiano, e poi alla fine si conoscerà il vincitore. L'anno scorso, nella sua versione sperimentale, non ufficiale, la Clericus Cup di scacchi ha visto trionfare Don Valerio Piro. Quest'anno però la concorrenza si è fatta molto più accesa e quindi impossibile per ora fare pronostici.